film è abbastanza fedele al libro, nel senso che io ho avuto la fortuna di lavorare con la produttrice, con Francesca Longardi, con Luis Prieto, che veramente nei confronti di Meno Male Che Ci Sei hanno avuto un grande entusiasmo. Quindi ero io che a volte tendevo, proprio per il fatto di aver lavorato continuamente per, alla fine poi per anni, sulla stessa storia, ogni tanto tendevo a prendere delle altre strade e spesso mi veniva detto no, qui deve essere come nel libro, allora io ritornavo su. E, no, quindi in realtà abbiamo cercato di mantenere la storia il più possibile simile, ovviamente con dei dettagli inevitabili, perché è veramente una questione di tempo, anche se il libro non è lunghissimo, comunque non ci può stare tutto. Per quanto riguarda i personaggi non abbiamo sacrificato praticamente nessuno, tranne la rivale di Allegra, che nel libro erano... Nel libro Allegra ha due rivali, a Nicoletta prima e poi Francesca, con la quale si mette Gabriele, e lì abbiamo dovuto fondere i due personaggi in un personaggio solo, che però risulta, secondo me, efficace, quindi funziona bene. Per il resto ci sono tutti. Rispetto al libro, secondo me, e sono molto contenta di questo, poiché la regia comunque è la regia di un uomo, che ha dovuto lavorare con tutte donne, quindi una storia di donne, sceneggiatrice, donna, autrice, quindi se ne è trovato veramente in un gineceo. La cosa molto positiva che ha portato lui, tra le altre, è stato creare dei personaggi maschili migliori di quelli del libro. Migliori non nel senso che sono più buoni o che fanno cose, perché effettivamente i maschietti non fanno una bellissima figura nel libro, ma neanche le femmine, quindi. Però, ad esempio, Gabriele nel libro, ogni tanto, se leggi Meno Male Che Ci Sei, un po' il sospetto che la bellezza e così il fascino di Gabriele risieda solo negli occhi di Allegra. Ogni tanto il sospetto ce l'hai, dici, ma chissà poi com'è veramente questo Gabriele, perché in realtà è lei che lei è così innamorata che lo vede veramente come l'uomo perfetto. Il nostro Gabriele, il Gabriele del film, che è interpretato da Alessandro Sperduti, è un Gabriele veramente perfetto, per cui ha portato al personaggio una profondità, una tenerezza che comunque ti colpiscono. Sicuramente è più affascinante del Gabriele originale, perché appunto è così come tutti gli altri personaggi. Giovanni, interpretato da Guido Caprino, che comunque, insomma, anche se ovviamente appunto per questioni di tempo ha una parte relativamente piccola, però comunque nel momento in cui tu lo vedi sullo schermo dici, ah ecco, certo che Luisa non può far altro che cascarli tra le braccia. E quindi sì, diciamo che la maggior differenza è questa, e poi per il resto io credo che l'atmosfera e in generale il gusto del libro ci siano rimaste, ovviamente con tante scene cambiate, perché per forza, però il sapore del libro rimane.